Mi dispiace che il consigliere Pugliese abbia abbandonato l'aula, perché c'era un attimino da rispondere qualcosa a lui e a questa assise. Il problema che mi ha portato ad essere uno dei nove firmatari di quella richiesta di allontanamento della delibera numero 8 non era per un problema di incompatibilità, forse il consigliere Pugliese, preso da una troppa forma di interessi personali della cosa, non riuscirei a mettere a fuoco la situazione. Perché qui nessuno gli ha contestato l'incompatibilità qualora Pugliese Antonio venisse eletto. E forse alla domanda che gli è stata fatta al segretario in quella seduta, se c'era o no incompatibilità, il segretario ha chiesto che non c'era problemi di incompatibilità, lui trova delle sentenze che dicono che non ci sono problemi all'incompatibilità, e lo diciamo anche noi, non c'è un problema di incompatibilità, consigliere Pugliese. Il problema qui è un altro, il problema è che lei, insieme a chi ha votato il giorno 19, ha violato l'articolo 78, comma 2 del testo unico sugli enti locali, che le dicono che lei non può né partecipare alla discussione né prendere parte alla votazione. Lei invece ha votato per due volte, prima sul rinvio di quella seduta e poi sull'elezione del collegio delle misure, e ha preso parte alla discussione. Che lei può intraprendere sull'incompatibilità perché ha i suoi interessi personali, a noi non ci interessa. Io intendo un'altra cosa, visto che lei legge bene lo scombinamento e i documenti, se lei va a guardare l'allegato B della delibera numero 8, c'è una scheda dove praticamente ci sono coloro che hanno partecipato alla votazione, in quanto la votazione era per appello uninominale. E risultano sulla colonna sinistra 7 votanti, sulla colonna destra 8 votanti, il cui totale sono 15. Ma se lei fa ancora più attenzione, non c'è nessun assenuto. Dalle urne sono uscite 15 schede, e che vuol dire che avete votato 15? Ma anche se era presente un consigliere russo o Ludovico, avevate votato in 16, ma siccome lei non poteva votare, sempre in 15 eravate, e sempre eventualmente la seconda non era valida. 15 compreso il sindaco, perché invece bisognava essere 15 senza computare il sindaco, quindi praticamente 15 più il sindaco. Allora, il problema, cari signori, qui oggi diciamo di nuovo la terza volta qui, perché io insieme ad altre 8 persone abbiamo chiesto la convocazione, non per revocare l'altro, ma per annullarlo, per salvaguardare gli interessi dei colleghi consiglieri che siedono sia dei banchi della maggioranza che sia dei colleghi dell'opposizione, che hanno proceduto a votare, votando in un consiglio che non c'era il numero legale e votando contro, andando incontro all'articolo 78.2, ma non per un problema di incompatibilità, perché qui nessuno ha scritto da nessuna parte, nessuno ha fatto ricorso a un problema che il Pugliese ha